Salve a tutti, io sono Waldorf e sono qui in un breve video informativo per dirvi alcune cose. Ad esempio, prima cosa, non sono morto. Praticamente l'ultimo mese ero ultra impegnato scolasticamente, quindi non sono riuscito in nessun modo a registrare qualcosa. Ero tutto il giorno sul quaderno così. Seconda cosa, in questo periodo io ho notato che sono usciti due giochi capolavori pezzi grossi che mi sono scaricato ma non sono riuscito in nessun modo a giocare più profonditamente. Ad esempio, questi due giochi sono Our Hero Trilogy Plus Edition e The Crimson Eclipse. Questi giochi, da come ho visto, cioè, sono decisamente fatti bene, quindi sono straconsigliatissimi se avete voglia di giocare qualcosa. Praticamente Our Hero è un gioco d'azione, avevo già fatto un video, ma lo rifarò da capo, perché appunto è un gioco che merita. Anche Theia Crimson Eclipse, però ho paura che non sia il genere di video che si fanno su un canale, perché è stra incentrato sulla storia. È un po' difficile dopo fare un video corto, altrimenti vengono di 50 minuti video di una partita. E poi sto già facendo overdrive, quindi meglio fare un RPG alla volta. Beh, oltre a questi due, volevo farvi notare altri due giochi come Little Brilliant Rose e Pocket Quest, che anche questi sono fatti decisamente bene. Praticamente la prima è una graphic adventures e la seconda è una specie di RPG da tavolino. La terza notizia, se non conto male, la 1, 2, 3, sì, ok. Me ne sono persa. Ah, sì. Adesso su Steam hanno praticamente aggiornato RPG Maker 2003, quello vecchio. E per ripresentarlo con un video hanno fatto praticamente una linea temporale ultra figa che si sposta dal 2015 al 2003. Giusto per fare coreografia. Ma take a look. Forte, vero? Stanno ripercorrendo il corso temporale per ritornare al RPG Maker 2003. Sì, ma non avete visto una cosa? Facciamo un rapido slow motion. Ferma l'immagine, ferma l'immagine! Vedete? A destra, a destra, c'è un indovinello con scritto RPG Maker. Sicuramente quell'indovinello sta a indicare un RPG Maker 2015, questo è certo, e dalla sua posizione uscirà intorno a metà anno, quindi spero vivamente un nuovo RPG Maker, così magari più implementato, più figo, più, non lo so, spero qualcosa di qualcosa di ultra. For notizia, mancherò, no, non me ne frega niente, va bene. Ah, un'ultima cosa, vi ricordate la maledizione pasquale? Ecco, avevo in testa l'idea di aggiungere altre 12 mappe per un'altra trama aggiuntiva, non so, giusto per dare l'idea di DLC, non so, per simpatia. Sapete una cosa curiosa? Un paio di settimane fa mi sono addormentato e ho fatto un sogno particolare. Ero su un autobus e ero arrivato in una zona, una specie di un piccolo villaggetto, ecco, dove praticamente c'era un tipo che aveva indetto un torneo particolare fino alla morte, con un monte premi altissimo. Io mi ero praticamente posizionato nella mia camera e mi sono messo a pensare: ehi, perché non vado a conoscere gli altri concorrenti e conoscere i loro punti deboli e magari anche fare amicizia? Vi state chiedendo cosa c'entra con me, con RPG Maker, con il mio canale? Non pensate che i sogni possono dare spunto? Insomma, quando avrò un po' di tempo libero potrei fare un gioco dove praticamente siete all'interno di un torneo e bisogna socializzare con gli altri oppure, non so, infastidirli. Non lo so, qualcosa mi verrà in mente, ma a me è venuta questa idea geniale mentre sognavo. Potrei anche decidere di fare qualcosa. Non so, è una buona idea, cioè, dipende come la sviluppo, ma non credo sia il caso di iniziare un altro, anzi, finisco tutti e poi incomincio quello, deciso. Beh, questo era un breve common event informativo.
è giusto per darvi un paio di dritte. Adesso, il prossimo video che comincerò subito adesso per finito questo sarà quello di Our Hero, appunto. Ricomincio da capo così da potervi trasmettere questa gioia nel giocare Our Hero. Con questo è tutto. Ciao. Aspetta, ho sbagliato a salutare. Cioè, no, non mi andava a salutare così. Ciao. No, faccio troppo. Ciao. Ok, chiudo così il video. No, sul serio.